Allora, dulcis in fundo. Mira, dobbiamo indirizzare questa freccia, no? Abbiamo visto che... Abbiamo visto che come dobbiamo impostare la nostra tecnica, abbiamo detto quello tutto, abbiamo diciamo tanto sgrossato un pochettino quelli che sono gli enigmi di chi vuole iniziare a tirare quello un po', in modo preciso. Vediamo un po' come dobbiamo fare, no? Abbiamo questo bersaglio a distanza sconosciuta, ma anche a distanza conosciuta, no? Che alla fine diciamo che le distanze sono tutte conosciute, quindi perché bene o male siamo stati in grado di stimarle, oppure effettivamente c'è scritto sul picchetto a che distanza sono. Perché animale grande più vicino ai 30 metri, animale piccolo più vicino ai 5 metri, no? Quindi è abbastanza semplice. Stimare i bersagli nell'altra fine è ancora più semplice, perché abbiamo quattro tipologie di bersagli, quattro gruppi di distanze, quindi proprio guardate, stimare a distanze, se non ci riuscite riguardate il mio tutorial su come si stimano le distanze, che è veramente è di una semplicità straordinaria. Con poco pratica si riesce a stimare una distanza al metro. Fino ai 30 metri, vi assicuro, si può stimare al metro. Dipenderà solo da dove fare centro. Dai 30 metri in avanti fino ai 40, 2 metri e mezzo. Ma comunque non si mancherà mai il bersaglio se abbiamo acquisito una buona tecnica. Non si mancherà mai il bersaglio. I zeri non devono esistere se abbiamo una buona tecnica. È impossibile. È impossibile. Impossibile fare zero. Qual è il grosso problema? Il grosso problema dello bob, anche della costruttiva, è che la freccia, noi abbiamo la nostra freccia, legna, quello che è, e dobbiamo sempre prendere nella stessa posizione. Quindi prendendo sempre nella stessa posizione non siamo facilitati come nell'arco nudo, che nell'arco nudo correndo sulla corda o correndo sul viso riusciamo ad avere sempre la punta della freccia nel punto in cui vogliamo centrare. Basta più correndo. Non è un grosso problema. Nell'ombo, nell'arco istintivo, dobbiamo solo fare attenzione a dove è la punta della freccia. A dove è la punta della freccia. Cosa vuol dire dov'è la punta della freccia? Sapere dov'è la punta della freccia non è collimare, è mirare in modo istintivo. Se io so dov'è la punta della freccia, ho e voglio impostare un tiro istintivo facilitato, in modo che sia facilmente ripetibile. Perché se io faccio centro con la prima freccia, e ho un metodo per fare centro con la prima freccia, con la seconda freccia nel 3D o la seconda e la terza nella 3D devo fare meglio, posso solo fare meglio, non certo peggio. Ho acquisito una buona tecnica di tiro, ho acquisito una buona pratica nella stima della distanza, ho un metodo per mirare in modo istintivo, non collimare, non è collimare, attenzione, lo vedremo. Le frecce successive sono una banalità, perché si è andata. Ma perché c'è questa? Anche io con la prima, ipoteticamente, faccio dieci, con la seconda, invece da tutto voi. Perché non hai una tecnica e non hai un metodo. Hai una cattiva, ma è semplice, non è questione di rovinare, devi aumentare la tua tecnica di tiro, migliorarla moltissimo, e te ne accorgi facendo quel test dei 15 metri su un diametro di 20 centimetri. Ma dici adesso? Sì, lo vediamo,
dimostri e poi... Adesso faccio vedere, puoi parlare con lui. Va bene. Allora non hai un buon metodo. Non hai un buon metodo. Allora intanto vediamo cosa succede. Sappiamo dalla scienza che il volo di una freccia è parabolico, è vero? Quindi, vediamo un po' come una parabola. Una parabola a grandi linee è fatta un po' meno come un tronco di cono con una sezione trasversale. Okay? Quindi diciamo che una parabola è fatta più o meno in questo modo. Ok? Questa è una parabola. Se noi abbiamo un cannone che spara, questa sarà la gittata del suo proprio mortaio, per esempio, avviene in questo modo qua. Quindi non è una curva sinusoidale, quindi non è un cerchio, ma è appunto un sistema parabolico. Ok? Siamo d'accordo su qua? C'è qualcosa da dire? È una parabola. Benissimo. Come possiamo sfruttare a nostro vantaggio questa parabola? È molto semplice, lo faccio vedere. Se in questo caso il cannone ha sparato in questa direzione, ma se noi dobbiamo sparare la nostra freccia, tirare la nostra freccia in quella direzione, la nostra parabola come diventa? Diventa così. Se questa è la nostra linea dell'orizzonte, ok? Vedete come funziona il volo della freccia. Avrà un tratto rettilineo in cui la freccia sale. Arrivato a un certo punto, la freccia decade rapidamente. La freccia vola in questo modo. Diciamo a grandi linee, a grandi linee, molto più macroscopico e molto più limitato ovviamente la parabola, però a grandi linee per farvi capire funziona in questo modo. Cosa succede? Che c'è un punto, questo punto qua, che si chiama punto di inversione. Perché si chiama punto di inversione? Perché a un certo punto la parabola scende. Voi vedete bene che da qua a qua il tratto è molto rettilineo, dopodiché il tratto diventa difficilmente manipolabile. Allora noi per il nostro tiro, per la nostra mira istintiva, dovremo utilizzare il più possibile questo tratto rettilineo, in modo tale che noi riusciamo ad impostare un metodo per poter utilizzare il nostro tiro e renderlo preciso. Come possiamo fare? Beh, intanto dobbiamo, con il nostro stile di tiro, quindi con il nostro ancoraggio, capire dove, mirando, posizionando la punta della freccia sul centro del bersaglio, a che distanza prendiamo il bersaglio. E questo è importante, ok? Sapere che se la punta della freccia mirava a 50 metri, noi a 50 metri prendiamo il bersaglio, ma a 50 metri è una distanza enorme. Per avere un tiro preciso in fitarco non corrono molte linee, perché non occorre avere un tratto rettilineo della parabola, un punto di inversione molto distante. A noi ci conviene avere un punto di inversione intorno ai 25 metri, sarebbe ideale. Perché intorno ai 25 metri? Perché intorno ai 25 metri è il punto in cui noi dobbiamo posizionare la punta della freccia il più in basso possibile sul bersaglio. Allora va in basso. Se noi
Scusa? Se la posizioniamo sui 25 metri, ma in basso, sì, io già mi tengo più basso per arrivare a 25 metri. Non c'è un meditare, è normalmente in alto. Medita sotto la coppa, certo. Però diciamo andare al punto, io lo chiamo facciamo questo, facciamo questo esperimento. Se noi mettiamo il bersaglio, ci prepariamo, mettiamo due bersagli, uno anche per terra, e cominciamo a tirare di due metri in due metri, mettiamo magari il bersaglio qua, e in centro la mirata la punta della freccia lì. Se noi dopo un metro miriamo in questo punto, la freccia è in questo punto, ok? Man mano che ci allontaniamo, man mano che ci allontaniamo, che poi mi ha quando io mi ho fatto sto giro di lavoro, ho fatto nel campo, quando sono messo nel datore, nel motore, cioè quindi il tiro lineare mi ha provato 25 metri, cioè 25 metri, quindi devi mettere il treno giallo, ma non sta, dove 25 metri, comincia ad andare giù, questo, quindi fino a 25 metri ci va dritto la freccia, mettere il giallo, poi metti mano il giallo, bene, cominci a tornare indietro, bene, cominci a scendere, scendere, scendere. Quando... Questa modalità di tiro si chiama gap shooting, perché io devo sempre posizionare la freccia in un punto diverso. Io devo solo stabilire in modo ed avere un ancoraggio in modo tale che io, colpendo il bersaglio intorno ai 30 metri. Se io riesco ad avere da 25 a 30 metri con la punta della freccia sul bersaglio, io posso poi variare l'altezza del punto di mira. Scusa, ma io vedo 25 metri, praticamente facevo questa operazione, la roba non è quello che beh, cioè praticamente 25 metri mi andavo qua. Quando quindi cominciate a spostare, mirando sempre qua, ne cominciamo a scendere, io continuavo a scendere. Alla fine poi cosa ho fatto? Il gioco al contrario. Visto che sono arrivato qua a 50 metri, che sono arrivato qua, ho cominciato a mirare qua sopra per poter arrivare qua. Cioè, quindi ho fatto prima un gioco per da scendere, poi ho fatto il gioco per da salire. Esattamente. Il problema più grosso, e il problema più grosso che soprattutto i neofiti, che pensano che sia più utile guardare, mettere a fuoco la punta della freccia, quindi capire esattamente dove è la punta della freccia. E questa è la cosa più sbagliata, perché bisogna sempre guardare il bersaglio da colpire e tenere in modo anche sfocato, anche del tutto inconscio, dove è la punta della freccia. Però essere consapevoli, quindi allenarsi a capire dov'è il punto della freccia in modo tale da essere facilitati nella nostra vita istintiva. Pedino, come fai? Un punto di riferimento, però attenzione, non è mai un punto di riferimento preciso. Io devo affidarmi molto al mio istinto, non solo all'altezza del mio braccio, è troppo limitativo. Non si vincono le gare in fitarco, le gare di questo tipo, affidandomi solamente all'altezza del mio braccio, alla parabola che copierà l'arco. Perché sì, potrà essere bellissima l'armonia del gesto e tutto quello che vuole, però io devo, purtroppo è uno sport, io devo occuparmi di essere preciso e di fare i punti purtroppo sono nello sport sono in conto, sempre che vengano conquistati con la giusta etica, la giusta sportività. No, se nel regolamento è concesso quello che sto facendo, no, cosa posso fare? Lo devo fare. Quindi io dovrò trovare una posizione tale sia di ancoraggio che di posizionamento della punta in modo tale che io posso stabilire in base alla distanza dove vedere anche in modo sfocato o con una seconda visione la punta della freccia, ma questo mi facilita moltissimo
avendo stimato la distanza, sapendo dove più o meno devo tenere la freccia, riuscire ad essere preciso. Ricordiamoci che specialmente con questi archi, ma anche con l'arco nudo, è molto importante mantenere il controllo su noi stessi che non sullo strumento. È troppo importante mantenere un controllo della propria, tra virgolette, istintività, sulla propria postura, sulle proprie sensazioni, che non sulla collimazione di due pugni. Ma non ci potranno mai essere collimazioni vere e proprie. Se io mi metto a collimare, perdo tutte le mie sensazioni, sono rovinato, è una strada completamente sbagliata. Io devo concentrarmi sul punto da colpire, più piccolo è meglio è, sulla più piccola macchiolina che c'è, vedere la punta della freccia, dove vedrò la punta della freccia, dove mi sono allenato a vederla a quella data distanza. Se io, ecco qua entriamo anche in un'altra situazione molto importante, ci si allena solo a distanze conosciute. In questo gioco qua, in questa federazione qua, ci si allena solo a distanze conosciute. Non ci si allena mai a distanze sconosciute. Tirare a distanze sconosciute non si fa in gara, è solamente in gara. O se un giorno vogliamo allenarci a contare i punti, a metterci alla prova. Ma l'allenamento si fa solo ed esclusivamente a distanze conosciute. Mai, 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 mai ci si allena a distanze sconosciute. A distanze sconosciute si va con la tabella e segna punti una volta ogni tanto, ma già lo facciamo in gara, a verificare quanto siamo stati bravi ad allenarci. A distanze sconosciute in allenamento è un gioco, giochiamo all'arco, non è uno sport. Perché dobbiamo allenarci solo a distanze conosciute? Perché noi dobbiamo avere dei riferimenti ben precisi. Se noi abbiamo quella sagoma di animale, abbiamo stimata a 25 metri e sappiamo che allenandoci a 25 metri a una sagoma simile la punta della freccia deve stare all'altezza del ginocchio, e lì dobbiamo vederla sfocata in visione secondaria, concentrati solo sul super spot o su quel piccola macchiolina che vediamo lì, vicino al super spot, concentrandoci solamente sull'azione, ma dobbiamo avere la percezione della punta esattamente dove l'abbiamo vista quando ci siamo allenati. Solo così potremo essere precisi e ripetitivi. Non c'è dubbio su questo non ci sono dubbi. Dov'è che siamo assolutamente, possiamo anche permetterci di essere istintivi al 100%, alle corte distanze. Dai 5 ai 10 metri la punta della freccia sarà talmente lontana dal bersaglio che è impossibile effettuare un shooting. Ma vi assicuro, perché l'ho provato io, non c'è nessun problema. Noi ci concentriamo sul bersaglio, su quello che dobbiamo colpire, e se ci siamo allenati bene, se abbiamo una buona tecnica e se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo visto prima, cavolo, se saremo precisi al 100% e sarà una soddisfazione enorme, collimazione zero. Solo veramente alle distanze corte, senza paura, alle distanze corte tranquillamente vanno dentro. Perché ci alleniamo? Come ci alleniamo? Beh, intanto ci alleniamo solo a distanze conosciute, anche tranquillamente sui paglioni. Io non ho mai tirato in allenamento su una sagoma. In vita mia non ho mai tirato in allenamento su una sagoma. Mai. Ho vinto 7 campionati italiani e ultimamente un campionato europeo. Ma io in allenamento non ho mai tirato su una sagoma. Mai. Solo in gara, non c'è nessuna ragione al mondo che io mi alleno sulle sagome, nessuna ragione al mondo.
nessuna ragione al mondo. Ci si allena sul coglione, tanto costano molto meno e alla società non può che far piacere, tanto per cominciare. E poi ci possiamo allenare a capire la differenza che c'è. Poi la possiamo portare sull'animale, ma vi assicuro che è facilissimo, non c'è questo problema. Se io devo stare a mezzo metro dal centro, in alto, in basso, vedere questa punta, mezzo metro più in alto e più in basso, lo trasporto poi sull'animale in gara tranquillamente, non è un grosso problema. È un tiro istintivo facilitato. Io la vedo così, un tiro istintivo facilitato, perché io, e lo dico perché io lo faccio anche con l'arco nudo a 18 metri, non collimo minimamente. Io la punta della freccia la vedo sfocata grossa così, perché io ho a fuoco il centro del bersaglio. Se c'è una macchiolina nera, che spero di aver procurato io rompendo la carta nel centro, io mi concentro solo su quella macchiolina nera, vedo la freccia sfocata a lato, enorme, a volte un po' più in alto, a volte un po' più in basso, a volte un po' più a destra. Non ha importanza, perché sono le piccole variazioni che il mio corpo ha. Io non posso mantenere una collimazione perfetta, non la fa neanche il compound, che l'ho già spiegato. Che neanche il compound collima, è impossibile. Ho fatto vedere come il compound è impossibile che collimi, è impossibile. Poi ci credete che il compound sia impossibile che collima? Cioè, comunque praticamente comincia a girare così. Non è questione che sia girare così. Il compound non collima per un motivo semplicissimo. Perché il compound non sa quando partirà la freccia. Allora, mi spiegate com'è possibile che io collimo due punti se io non so quando partirà la freccia. E questo pallino entra e esce dal centro. Entra e, vi assicuro, nessun compound al mondo, neanche Schlosser che ha fatto 600, tiene il pallino fermo nel 10. Impossibile. Il pallino entra e esce dal 10 continuamente, entra e esce dal 10 continuamente, e il compoundista non sa quando parte la freccia, perché non sa, si chiama surprise release, rilascia sorpresa. Io non so quando partirà la freccia, non lo so, perché si chiama, non c'è grilletto, non c'è niente, io sono lì e la freccia a un certo punto partirà. Allora, com'è possibile collimare se il pallino entra, esce e non so quando partirà la freccia? Però fanno tutti 10. Se non vi svelo come fanno, perché vi andate a vedere il film, il tutorial che ho fatto al riguardo. Quindi, nessuno collima. Collimare sono gli scarsi che collimano. I tiratori scarsi collimano. I tiratori veri sono i tiratori istintivi, che hanno capito tutto, che devono concentrarsi sul centro del bersaglio e avere una visione periferica di dove è la freccia. È essenziale avere una visione periferica di dove è la freccia. Dov'è il metodo di precisione? È che io mi sono allenato a varie distanze a capire dov'è la precisione, dov'è la visione periferica della freccia. Non sono a caccia, non sono in un posto dove è sempre tutto completamente diverso. Io sono in un posto dove tutto è fisso, dove io so che l'animale piccolo sarà vicino, l'animale medio sarà al massimo 20 metri, l'animale un pochino più grande sarà intorno ai 25, l'animale più grande sarà al massimo 30 metri. E sono facilitato, allora io devo assolutamente sapere, e questo lo faccio in allenamento, dove avrò la visione secondaria della freccia. Ovvio. Una buona tecnica, mentre mi sto per allineare, controllo sempre la concentrazione sul centro del bersaglio, sempre la visione secondaria della freccia, dopo aver stimato la distanza, super sport, sicuro, perché mi sono allenato a fare questo, solo così si vince, non ci sono altri metodi, ma ci sono alti bassi. Se noi vediamo le classifiche
dei lombò, dei fiati istintivi, abbiamo dei enormi punteggi e poi dei bassissimi punteggi, perché va purtroppo aggiornato. Io devo avere un metodo che devo fare 100 tutte le volte che tiro, non c'è dubbio. Ma questo lo deve avere anche il cacciatore. Il cacciatore con l'arco tirerà due frecce in 8 ore, ma quelle due frecce fa il centro perfetto. E per ottenere il centro perfetto su due frecce in 8 ore, io ne devo tirare 1000, ma 999 devo fare il centro, no? 2 su 12 come l'orologio rotto. Quindi anche un bravo cacciatore si allenerà allo sfinimento come un vero sportivo. E un vero sportivo deve avere un metodo per poter mirare con precisione. E questo lo può fare tranquillamente così. Quindi, ricapitolando, mira istintiva. Io mi devo concentrare solo sulla mia azione, sul mio corpo, sulle mie sensazioni, sulla mia postura e sul centro del bersaglio o su una parte del bersaglio piccolissima. Dovrò vedere la visione secondaria della freccia nel punto in cui mi sono allenato a vederla per la distanza che ho stimato. Se io ho stimato 20 metri, la punta della freccia dovrò vederla nel punto dei 20 metri. Il punto basso, il punto alto che sia. Se io mi sono abituato a vedere a 30 metri la punta della freccia sulla schiena dell'animale, io dovrò avere la mia postura perfetta, il mio allineamento perfetto, le mie forze di spinta e trazione sul piano verticale perfette, concentrarmi sul centro del bersaglio e, sfocato in visione secondaria, vedere e non vedere la punta della freccia sulla schiena dell'animale, perché so che a 30 metri deve essere così. Foto, rilascio, foto, la freccia, perfetto, sicuro. Funziona così, non ci sono dubbi sul funzionamento. Domande su questo particolare? Incide l'allenamento. Incide l'allenamento. Guardate, l'allenamento più importante è la famosa base della piramide. Noi dobbiamo veramente, è la cosa più difficile da spiegare, è che bisogna creare una base di questa piramide. Poi possiamo salire, ma dobbiamo avere una base bella larga, allora potremo salire e diventare campioni. Ma dobbiamo avere una base di fondamentali veramente importanti. Solo così potremo salire, se no ci dovremmo accontentare di essere un orologio rotto, fare l'ora esatta due volte al giorno. Però attenzione, che alle volte facciamo centro quando non ci serve niente. Noi dobbiamo fare centro solo quando serve a noi. Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, ma le rimandiamo magari a un altro momento su questo metodo di tiro, perché poi alla fine si possono fare anche delle tabelle, si può anche essere molto precisi su questo. Però ripeto, per essere preciso su questo bisogna avere una tecnica consolidata, sapere cosa si fa. E soprattutto, non collimare, non serve collimare, non serve concentrarsi su dove è la punta della freccia. La punta della freccia lasciatela vagare, vi dovete concentrare sul centro da colpire. Il nostro cervello, che è molto più furbo di noi consciamente, sa poi come reagire se ci siamo allenati nel modo giusto. Il giocatore di pallacanestro fa centro da tutte le posizioni del campo. Perché fa centro da tutte le posizioni del campo? Non perché è istintivo, è perché lui si è allenato con un campo di 25 metri sempre nelle stesse posizioni, vede sempre gli stessi riferimenti. Ha sempre lo stesso canestro a 3 metri e 0,3 o quant'è, adesso non mi ricordo. Ha sempre gli stessi riferimenti. Ecco perché lui è in grado in un attimo di fare canestro, senza pensarci. Ma non è istinto questo, è istinto facilitato. Se no